io e mia moglie abbiamo avuto il privilegio di avventurarci in un progetto che ci ha portato a racchiudere la nostra testimonianza in un libro. Io vorrei iniziare il mio racconto leggendo una piccola porzione da questo libro. Quel giorno è arrivato. È il 4 maggio 2018. Lungo la strada tra casa mia e l'ospedale cerco di concentrarmi solo sulle meraviglie della mia vita. Esteri, i miei genitori, la chiesa, la mia musica. Un sospiro di gratitudine soffia sulla nube che sta annerendo i pensieri, allontanandola per il tempo necessario a farmi arrivare senza angosce davanti allo sportello informazioni, da cui vengo dirottato verso la sala del check-in, dove mi dicono troverò il mio nome scritto sotto quello del reparto in cui sono atteso. Ci siamo. Accelero il passo, impaziente. Se fossi in macchina, premerei sul gas a tavoletta per arrivare a velocità folle davanti al muro con la mia destinazione. Il mio cuore va troppo di fretta. Non riesce a frenare quando trovo il mio nome e quel muro lo prendo in faccia, tramortito dal cartello sopra la scritta Battaglia Nicola, Oncologia. Il 4 maggio del 2018 purtroppo mi diagnosticano un tumore, un carcinoma molto aggressivo, piuttosto ad uno stadio piuttosto avanzato, che stava divorando, letteralmente divorando la mia lingua. Questo medico, dopo aver analizzato vari esami che ho fatto, mi dà questo brutto verdetto e mi dice: Nico, abbiamo come missione salvarti la vita. È l'unica strada che abbiamo a disposizione, è la chirurgia. Dobbiamo intervenire togliendoti, asportandoti questo tumore dalla lingua. Questo significherà toglierti circa il 50% della tua lingua, del tuo collo e altre parti del tuo corpo. Dopo dovrai fare un lungo percorso di radiochemioterapia e se tutto andrà bene, molto probabilmente dovrai convivere con una disabilità. Forse riuscirai a deglutire normalmente, forse riuscirai a vivere normalmente la tua vita, ma seppure forse riuscirai a farti comprendere, non parlerai più come parli ora. Beh, vi lascio immaginare i miei pensieri. Mentre questo medico parlava, io pensavo soprattutto a una cosa. Ma come posso continuare a vedere il mio futuro senza poter più cantare per Gesù? Perché questo mi stavano dicendo sostanzialmente. E così mi è stato a pensare a tutto quello che ho vissuto fino a quel momento. Sapete quei flashback verso il passato, quei secondi che ripercorri un po' tutta la tua vita, no? Almeno i momenti che per te rappresentano i momenti più importanti. E sono andato indietro sin dalle origini, da quel giorno bellissimo quando ho dato il mio cuore a Gesù. Era il 92, ricordo molto bene. Ero un giovane adolescente. E quel giorno ho detto: Signore, entra nella mia vita, voglio conoscerti, lavami da ogni errore. Voglio diventare tuo figlio. E ho sentito la presenza di Gesù così forte che ho iniziato a guardare le cose intorno a me da una prospettiva nuova. Dopo qualche anno, un paio d'anni circa, ho fatto un altro incontro. Ho incontrato una chitarra e ho iniziato a strimpellare questo strumento perché desideravo tanto servire la mia chiesa, essere utile nella mia chiesa, e mi piaceva tanto l'idea di poter suonare. Dopo un po' di anni di servizio nella mia chiesa e di crescita in questo percorso, all'età di 20 anni ho deciso di dedicare la mia vita interamente per servire il Signore anche attraverso il linguaggio della musica.
e ho investito tutto il mio tempo, le mie risorse, le mie energie. Qualche anno dopo, nel 2003, uscirà il mio primo lavoro musicale, si intitolava Isola di Grazia. E da lì inizia tutta un'altra fase nuova della mia vita che mi porta a intensificare questa scelta di dedicarmi per l'opera di Dio. Nel 2009 mi sposo con Esther e mi trasferisco in provincia di Varese. Io sono pugliese, sono nato e cresciuto a Trani. E pensate un po', ho lasciato la Puglia per la Lombardia. In Puglia posso dirlo. Ma quella è la forza dell'amore. Solo l'amore può spostare un pugliese in Lombardia. L'amore e poi il lavoro, purtroppo. E dal 2009 vivo lì. Io e mia moglie serviamo la chiesa lì a Gallarate. Questo per dirvi solo una cosa, in modo molto sintetico. Che il canto, la musica, la chiesa, il servizio, il Signore, sono tutti parte, elementi che fanno parte di un percorso unico. E quando questo medico mi stava sostanzialmente dicendo che il mio percorso col canto e con la parola finiva lì, io mi sono fatto tante domande, lo sapete? Tante. Io e mia moglie siamo tornati a casa, eravamo colpiti. Tutto il tragitto di ritorno a casa eravamo in silenzio, non riuscivamo neanche a parlare. Ma da uomini di fede abbiamo iniziato ad alzare piano piano lo sguardo verso il cielo. E tra le tante domande c'è stata una domanda che ci ha aiutato davvero. Perché è una domanda che ha aperto le porte alla risposta di Dio. E la domanda è stata: Signore, cosa vuoi che facciamo in questo tempo di dolore? Ci sentiamo disorientati, non sappiamo cosa fare, dove andare. E il Signore ci ha risposto in un modo così chiaro. Quanti di voi credono che Dio parla? Dio parla, Dio ha una voce potente, parla se siamo aperti e sensibili all'ascolto. E Dio ci ha detto: fidatevi di me. La parola che ho ricevuto è stata questa: fidati di me. Io e mia moglie abbiamo imparato a fidarci di Dio. Perché un conto è dire mi fido, un conto è viverlo davvero. Perché quando decidi davvero di fidarti di Dio, impari prima di tutto a fare una cosa: a zittire i tuoi pensieri. E poi impari ad abbandonarti. E impari ad ubbidire alla voce di Gesù. Anche se ti chiede di gettare le reti quando tu sei stato tutta la notte a pescare e non hai preso niente. E il mio grido era questo: Signore, ma io come posso fidarmi? Qua mi stanno dicendo che mi toglieranno la lingua. La mia vita è in pericolo. Cosa devo fare? Non puoi togliermi questo tumore all'istante. Tu puoi farlo. Questa era la mia preghiera. E non vi dico le email che ho ricevuto. L'uomo vuole sempre dare dei buoni consigli ed è buono dare dei validi consigli. Però, fratelli e sorelle, vi posso garantire, alla luce della mia esperienza, che la fede è una cosa molto personale. Amen. E il Signore deve parlare prima di tutto a te. Amen. Perché se io avessi dovuto ascoltare tutti i consigli che ho ricevuto, io avrei fatto tutto e il contrario di tutto. Ma il Signore ha continuato a dirci: fidatevi di me. E allora abbiamo pregato e iniziato a mettere davanti a Dio ogni cosa, persino il medico che avrebbe dovuto operare nel mio corpo. Insomma, non voglio fare la storia lunga, cioè voglio accorciare una storia molto lunga, non voglio dilungarmi troppo, ma voglio raccontarvi alcune cose per condividervi dei principi che hanno fatto la differenza nella mia vita. Quando io e mia moglie ci siamo fidati, abbiamo sperimentato la pace di Gesù. La pace di Gesù. E io ho compreso quanto è importante, ancora prima di cercare l'intervento di Gesù, cercare la sua pace. Quella pace ci ha permesso di riposare. La parola tumore non mi spaventava più.
Certo, ero scoraggiato per quanto vivevo, ma sentivo che il Signore era con noi davvero. Il 22 maggio del 2018 mi opereranno, accompagnato dalla preghiera di tanti, anzi ringrazio quanti di voi hanno pregato per me in quel tempo. L'intervento durerà circa 9 ore e faranno esattamente quello che mi avevano detto. Mi sveglio dopo un giorno e mi sveglio completamente intubato. Io avevo tubi in ogni dove. Non riuscivo ovviamente a parlare, comunicavo indicando delle lettere su una lavagna. Non riuscivo neanche a respirare in modo normale perché mi avevano tracheotomizzato per fare tutto quello che hanno fatto nel mio corpo. Ma un'altra cosa che mi ha colpito è stato vedere la mia mano sinistra molto gonfia e che muovevo a fatica. Questo perché, chiaramente lo sapevo, i medici hanno dovuto prelevare parte del mio braccio per ricostruire tutto quello che mi hanno tolto. E io muovevo così male le dita della mano sinistra che dentro di me gridavo e dicevo: Signore, permettimi almeno di continuare a suonare. Mi sono sentito derubato delle cose più preziose. Non potevo più parlare. Improvvisamente mi sono ritrovato muto. Non riuscivo più a muovere le dita della mia mano sinistra. Sembrava che qualcuno stesse mettendo un punto alla mia vita. Forse anche qualcuno di voi ha sperimentato questo, una sensazione tremenda. Ho pensato alle parole di Gesù. Gesù ha detto: il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Ma io, ha detto Gesù, sono venuto per portare vita e portarla in abbondanza. Amen. C'è un ladro che vuole rubare. Amen. Ma c'è il Signore che vuole donare e soffiare vita. E noi dobbiamo scegliere di abbandonarci a colui che soffia vita, all'autore di vita, e credere fermamente che anche se c'è un ladro che ci ha rubato qualcosa di prezioso, il Signore ci rivela che la sua vita gloriosa ci proietta verso l'eternità. Il valore della vita eterna davanti a un miracolo. Gesù ha detto: io sono venuto per portare vita. Gesù non ha detto: io sono venuto per farti un miracolo. Gesù ha detto: io sono venuto per portare vita, e poi ha manifestato la gloria del Padre attraverso i miracoli. Mi ha tanto incoraggiato a riflettere su queste parole di Gesù, perché mi sono detto: Signore, qua c'è un ladro che mi sta rubando i sogni, la gioia, il futuro, la pace, un ladro che mi ha rubato parte del mio corpo che non tornerà più. Ma io mi aggrappo a te, perché tu sei l'autore di vita. E la proiezione di vita che ho con te non è limitata a questa terra, è una proiezione eterna. Amen. Dopo 2 settimane in ospedale, non entro nei dettagli, ma sono state 2 settimane complicate, torno a casa. Ero tutto gonfio, parlavo malissimo, comunicavo a stento. Dopo un mese inizio il mio percorso di radiochimioterapia, molto intenso. Dei linfonodi intorno al mio collo erano stati presi da questo brutto male, quindi i medici mi hanno obbligato a fare la radioterapia. Prima di quel giorno, uno degli otorini mi visita per verificare che il mio corpo fosse pronto ad affrontare la radioterapia. E mentre mi visita, mia moglie dice al medico: dottore, ci può dare il nome di un bravo logopedista? No, signore, è prematuro, non serve. La prego, dottore, insisto. Signora, ma perché insiste così tanto? E mia moglie risponde: perché mio marito canta. Ho trattenuto le lacrime a stento. Questo medico mi guarda dritto negli occhi. C'è qualche medico in mezzo a noi? Qualche infermiere? Qualcuno che lavora in ospedale? Nessuno? C'è qualcuno? Io ho imparato, dopo questa esperienza molto forte, ad apprezzare e stimare ancora di più il lavoro dei medici e degli infermieri. Noi dobbiamo pregare per loro, credenti o no che siano. Sono scienziati,
E quindi sono chiamati a dirti la verità in base ai numeri che analizzano, agli esami che analizzano. E questo medico ha fatto esattamente così. Quando mia moglie ha detto mio marito canta, quest'uomo mi guarda dritto negli occhi e mi dice: Nico, tu non canterai mai più. E io sono rimasto così un po' in silenzio, no? Cercando di capire perché questo medico mi avesse detto una parola tanto dura. Ma poi ho compreso, subito dopo, che quest'uomo stava semplicemente facendo il suo lavoro. E mi stava dicendo la verità, voleva mettermi in qualche modo nelle condizioni di realizzare che la mia situazione era delicata. Non ero ancora fuori pericolo, in realtà. Siamo usciti da quella stanza io e mia moglie, scoraggiati ma non abbattuti. Ricordo bene, era il 28 giugno del 2018, era il giorno del nostro anniversario. Questo ladro voleva rubarci anche la piccola gioia di ricordare il nostro anniversario. Ma non lo abbiamo permesso. Comunque, affronto le terapie, 30 cicli di radio, qualche ciclo di chemio per tutta l'estate del 2018. Grazie a Dio ne esco abbastanza illeso, ma dopo quel periodo il mio corpo era estremamente fragile. Avevo perso molti chili, ma soprattutto parlavo malissimo. Immaginate di avere una pallina da ping pong nella vostra bocca. Più o meno parlavo così. E io ho dovuto fare una scelta importante. Da un lato c'era una voce che ogni tanto tornava e mi diceva: tu non canterai più. Ma dall'altra parte c'era un'altra voce che continuava a dirmi: fidati di me. E io ho dovuto imparare a decidere a quale voce dare ascolto. Dopo un po' di combattimento ho deciso di dare ascolto alla voce di Gesù che ancora mi invitava a fidarmi. E lì ho compreso una cosa importante. Ho compreso che mentre affidiamo a Dio le cose impossibili, noi figli di Dio ci dobbiamo impegnare a fare tutte le cose possibili che possiamo fare. Cosa possiamo fare? Oltre a fidarci, a confidare nella parola di Dio, a credere, ad aggrapparci a Lui. Beh, possiamo gettare quelle reti. Io ho iniziato a lavorare sul mio corpo e ho iniziato un lungo percorso di logopedia, fisioterapia, lezioni di canto. Volevo imparare a emettere un suono, forse nuovo, con un nuovo corpo. E poi ho continuato a scrivere. Io amo scrivere canti, scrivo da quando sono un ragazzino. Scrivevo senza avere la certezza di poter cantare quei brani. È stato un processo delicato. E poi nel mio studio mi registravo per sentire i progressi nel tempo. Registravo la mia voce. È durato un anno questo percorso. Per un anno non ho cantato, non ho viaggiato, ho interrotto ogni attività. E mi sono dedicato alla cura del mio corpo, dei miei pensieri, del mio cuore. Un brano che spesso cantavo nel mio percorso riabilitativo è un brano che ho scritto diversi anni fa, che voglio cantare insieme a voi questa sera. È un brano che fa riferimento a un verso bellissimo scritto dall'Apostolo Paolo ai Colossesi. Lui scrive: Cristo in voi, speranza di gloria. Cristo che abita in noi è speranza, non solo per una vita benedetta qui. È una speranza che ci proietta verso le cose eterne.